L'ultimo sprint dei Viola per non avere rimpianti, l'ultima recita dei biancazzurri per cominciare la propria ricostruzione. Pescara Fiorentina. L'inserimento di Quadrado, palla dentro e c'è il gol di Ljajić, la Fiorentina è in vantaggio. Adem Ljajić dopo 16 minuti, 1-0 Fiorentina. Quadrado, ancora di prima, giocano bene. Mati Fernandez, inserimento ancora di Ljajić, 2-0, doppietta di Adem Ljajić, 24 minuti, 2-0 per la Fiorentina. Attenzione a Mati Fernandez che va alla conclusione, ed è 3-0 per la Fiorentina, il gol anche di Mati Fernandez. Ljajić, il tocco per Jovetic, ancora Ljajić. Pensa per un attimo al tiro, poi il tocco fuori per Mati Fernandez che sbaglia l'ultimo controllo, palla che schizza le parti di Jovetic e segna anche Jovetic, 4-0. Buono il tocco per Ljajić che è in posizione regolare, Ljajić in area, Ljajić e c'è la tripletta per Adem Ljajić, 5-0 per la Fiorentina al 14° minuto. Fischiato De Marco, parte ancora Togni, ci arriva Lupatelli e poi c'è il gol del Pescara. Ha segnato proprio Vittiglio, che davvero non dimenticherà mai questa giornata. Va a abbracciare Bucchi, gol al debutto per Vittiglio. Gli applausi del pubblico di Pescara. Ed è finita. Una vittoria amara, quella della Fiorentina, che però chiude alla grande come punteggio e come risultato questa stagione.